Logos Web Radio. Ciao a tutti, Blogos Web Radio oggi parlerà ancora di giovani e media. Siamo qui con la dottoressa Amelia Capobianco, presidente di MediaEducation.bo, un'associazione culturale che si occupa di pedagogia e media, presente oggi a Casalecchio di Reno in occasione degli incontri educativi promossi dal comune. Inizierei col chiederle che cosa si intende per Media Education e di che cosa si occupa la vostra associazione. Sì, cercherò di essere breve e rendere la cosa il più concisa possibile. La Media Education è una cosa che è sviluppatissima in tutti gli altri paesi, molto meno in Italia, e il livello di sviluppo è pari al livello di democrazia che c'è in ogni paese, quindi. La Media Education studia il rapporto tra le persone e i mezzi di comunicazione, partendo dal presupposto che dietro un mezzo di comunicazione c'è comunque qualcuno che sta creando comunicazione, che ha i suoi motivi per creare comunicazione. C'è quindi un'industria, c'è quindi una scelta politica, c'è quindi un mercato, ci sono tutta una serie di cose. Detto questo, si va a vedere che cosa sono i media nel rapporto poi con gli esseri umani, tutti, dai bambini agli adulti. Noi in particolare ci occupiamo dei bambini perché siamo pedagogisti come formazione, ma è un discorso che va da 0 a 100 anni. La media education si declina in più modi. Uno è proprio lo studio di che cosa c'è dietro la comunicazione, l'influenza che i mezzi di comunicazione, i media, hanno sulle persone, ma anche come le persone possono utilizzare i media attraverso l'acquisizione dei linguaggi dei media. Come fate voi con la radio? Voi sapete come funziona il linguaggio radiofonico, lo usate, questo vi consente di esprimere quello che siete, di dire la vostra opinione, di raccontarvi, di essere presente, di essere una fonte di informazione e di mettere in gioco la vostra creatività e tutte le vostre possibilità comunicative. Quindi in realtà è un qualcosa che ha un grande potenzialità. Oltretutto, nel momento in cui voi conoscete un linguaggio specifico di un media, nel momento in cui da quel media vi arriva un'informazione, voi siete in grado di leggerla a 360 gradi. Ciò comporta che siete meno condizionabili di fronte a quel messaggio e a chi quel messaggio ve l'ha mandato, perché sapete come funziona. Un esempio banalissimo: mega riunione di piazza, l'angolo della camera del telegiornale che vi dà la notizia ha un angolo stretto, sembra che la piazza sia piena, in realtà è l'angolo stretto. Se si allargasse l'angolo della telecamera, magari ci sono 10 gatti, la piazza è vuota, però il fatto che ci si sia focalizzati su quei 10 lì davanti ha dato l'impressione, dal punto di vista proprio di una linguistica, di una regia, che ci fosse tanta gente. In una questione comunicativa questa è una cosa importante, perché io posso manipolare l'informazione. Abbiamo lavorato per esempio anche con la Walt Disney e sui contenuti dei prodotti della Walt Disney, facendo un lavoro proprio con la Casa di Milano, quindi sui fumetti e anche sui cartoni animati poi in altre sedi. In questo modo si possono valutare anche per esempio i modelli che vengono veicolati ai giovani, ai bambini, agli adulti, perché poi vengono veicolati anche agli adulti. IAR negli Stati Uniti viene utilizzato per veicolare messaggi sulla salute, sulla sanità e per dare delle indicazioni che altrimenti non sarebbe raggiunto da queste informazioni. In che senso, diciamo, i ragazzi vengono arricchiti dai nuovi media, in che senso vengono danneggiati, e se è vero che in particolare i nuovi media tendono a limitare la fantasia dei ragazzi? Io credo che siano un'occasione enorme. Non credo che di per sé creino dei problemi. Creano dei problemi laddove vengono usati male. Però l'essere usato male non dipende dal media, dipende da chi usa. I ragazzi hanno in mano dei mezzi fortissimi, potentissimi, che possono usare nella maniera più libera possibile, perché poi quando vai in rete tante volte, non più delle volte, non si sa chi sei, non si sa nulla, quindi puoi agire quasi in qualsiasi maniera e hai delle potenzialità tecniche enormi. Dipende da che uso ne fai, che preparazione hai, come tu sai usare quel mezzo di comunicazione. Per riguardo al tema invece che tratterete in questi incontri educativi, le chiedo appunto riguardo al meccanismo di condizionamento della pubblicità, le chiedo quindi quali siano questi condizionamenti e se nell'era del blog la pubblicità classica sia ancora efficace, presupponendo che il blog ha comunque un potere di convincimento maggiore. Intanto i condizionamenti pubblicitari coprono
anche lì da 0 a 100, perché tutti siamo soggetti a condizionamenti. I pubblicitari fanno bene il loro mestiere più delle volte e quindi sanno qual è la grammatica da usare, spesso e volentieri ci sono delle pubblicità che sono proprio belle. I bambini sono una fetta di mercato che è stata scoperta da poco e si è visto che è molto redditizia e quindi si tende a proporre molta pubblicità ai bambini e a bombardare i bambini. Infatti una delle domande che a noi fanno più spesso è: come faccio io, una volta che è stato bombardato dalla pubblicità, dirgli che quello zainetto, quel diario, quella cosa non gliela compro, perché è una lotta. In realtà però tante volte anche noi adulti non ce ne accorgiamo, ma ci finiamo dentro di brutto. Il discorso della pubblicità come messaggio peer-to-peer sì, sicuramente è più forte, ma perché fondamentalmente, questo lo sanno anche i pubblicitari, vale molto di più il passaparola di quanto non valga, pur valendo molto, una pubblicità fatta molto bene a mezzo stampa o a mezzo TV. Tant'è che sulle community, quelle più conosciute, su Facebook per esempio, spesso e volentieri capita: questo amico ti consiglia questo prodotto. Perché? Perché ci sono aziende che individuano dei soggetti nella rete che hanno determinate passioni, che hanno determinati interessi, e proprio si propongono: mi pubblicizzi tra i tuoi amici questo prodotto. Allora, quando tu hai 100 contatti su Facebook e dici ai tuoi amici, fai comparire l'iconcina, io ho fatto un commento su questo prodotto, e tutti i tuoi amici sanno che tu sei il patito per l'informatica, quindi l'informatica ne sai tantissima, e stai dando un commento su un prodotto che è dell'informatica, gli amici ti credono. E questo è un nuovo sistema che sta andando fortissimo. Per quanto riguarda invece il prossimo incontro, quello che si terrà il 29 aprile, sì, sui cartoni animati, le chiedo invece in specifico di cosa parlerete. Allora, noi faremo un confronto tra la produzione occidentale e la produzione orientale, fondamentalmente quella che più arriva in Italia, quindi per l'Occidente le produzioni europee, ma le produzioni anche americane, quindi Disney, che da noi ha un grandissimo rilievo, e anche altre produzioni occidentali, dall'altra parte i cartoni giapponesi, che sono la cosa che inquietano di più i genitori. Metteremo a confronto questi due ambiti, nessuno dei due sarà demonizzato, anche perché noi ci siamo resi conto di questa cosa nel corso degli anni, di questi incontri che mi ha fatto con i genitori ci chiedono la lista dei buoni e dei cattivi, che cosa vedere in base all'età. Li capisco, perché i media sono i primi a parlare male di se stessi, quindi noi molte volte ci troviamo di fronte a dei genitori che sono spaventati. Questa loro attesa però viene assolutamente delusa, perché noi non forniamo questo tipo di informazioni, ma perché sarebbe assurdo, non esiste, non c'è nessuno che ti può fare una tavola, cioè o gli dai Winnie Pooh da 0 a 18 anni, allora sei tranquillo, però, e dal progetto educativo dei genitori. In realtà non c'è una tabella, non ci sono delle indicazioni a priori, quindi noi diamo degli strumenti, quelli che a noi sembrano i più utili, diamo delle informazioni, ma rimandiamo indietro la responsabilità educativa. Un'ultima domanda: pare che la tendenza dei giornali, delle televisioni, delle radio sia spostarsi in rete. Che cosa ne pensa così in generale? Che consigli può dare a noi del Blogos, web radio, web TV? Io credo che sia semplicemente un fenomeno di evoluzione. Dalla nascita della stampa c'è sempre stata un'evoluzione in tutti i mezzi di comunicazione. Non è mai successo, nonostante le paure, questo proprio storicamente, che un media surclassasse un altro, lo coprisse. Quando è nato il cinema, oddio, il teatro dove andrà a finire? Non è vero, sono andati avanti il cinema e il teatro. Quando è uscita la televisione, oddio, allora il cinema dove andrà a finire? Sì, ma la paura c'era anche quando è stata inventata la scrittura, e l'oralità dove va a finire? È un'evoluzione. Gli altri media moriranno, non moriranno, non credo. Cioè, sarebbe assurdo non andare sul digitale, perché ti consente di dare più informazioni più velocemente e di raggiungere tutto. Ha una potenzialità enorme, va sfruttata, sono competenze che uno deve acquisire. In questa maniera voi potete essere una voce in mezzo alle altre, sarete una fonte, sarete un punto di riferimento per chi vi segue, e potrete dire la vostra opinione, potrete mettere voi del materiale in rete, quindi fatelo assolutamente, fatelo. La ringraziamo per tutte le informazioni, ricordo, chiunque ne voglia sapere di più,
di consultare il sito vostro. Sì, che è mediaeducation.bo, con punto scritto per il lungo. Quindi mediaeducation.bo.it. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti gli ascoltatori di Blogos Web Radio. Un saluto da Maura, www.ilblogos.it.